Un saluto a tutti da Bacoli, siamo con l'assessore Rosaria Di Meo che ci dirà due belle notizie per quanto il pagamento del Tari. Sì, buongiorno a tutti. Volevo comunicare ai nostri cittadini che è stato emesso il ruolo Tari per l'annualità 2023. Come di consueto sarà spedito presso le vostre abitazioni, tuttavia potrete scaricare la fattura della Tari 2023 direttamente dal link Mette Sportello del contribuente. Si può accedere dal sito del comune attraverso o una preliminare registrazione oppure attraverso il vostro SPID. Da lì è possibile vedere la fattura, effettuare il pagamento in un'unica soluzione oppure nelle quattro rate disponibili come ogni anno, ma soprattutto potrete notare una riduzione sulla vostra fattura Tari rispetto allo scorso anno, riduzione che è stata applicata sia per le utenze domestiche sia per le utenze commerciali. Le utenze domestiche in media avranno una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno. Per fare un esempio esemplificativo, una famiglia che abita in un appartamento di 100 metri quadri abitata da 5 persone, lo scorso anno pagava 500 euro, quest'anno andrà a pagare 450 euro. Per le utenze commerciali in media avranno tutte una riduzione dell'8%. Assessore, com'è stata possibile questa riduzione? È stato possibile attraverso un grande impegno, anche perché era una promessa fatta ai nostri cittadini già da qualche anno. Quest'anno è stato possibile azionando due leve strategiche. Abbiamo effettuato una riduzione sui costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Lo scorso anno era di 7.190.000, quest'anno è passato a 6.900.000 circa. E soprattutto è stato possibile aumentando i soggetti registrati presso la banca dati attraverso un lavoro importante fatto sulla banca dati di caccia agli evasori. Ringrazio molto l'ufficio tributi per aver aderito con entusiasmo a questa proposta da me lanciata. E continuiamo a farlo anche attraverso un software che ci consente di lavorare attraverso incrocio di dati. Il nostro motto è sempre lo stesso: pagare tutti per pagare meno.